Sara! Dolce amare questa realtà, la vita è un viaggio dentro l'anima, che ispira e poi scompia con assurda meraviglia quel mio universo di fragilità. Un ideologico dialogo interiore che Mia Martini ha con se stessa, dove l'anima dell'artista diviene idealmente il centro di tutto l'universo Mia Martini. Il brano, Infinitamente Mia, scritto dalla cantautrice Sciara in occasione del premio intitolato a una delle voci femminili più belle ed espressive della musica leggera italiana di sempre, diventa un video che in sole 2 settimane ha già superato le 60.000 visualizzazioni su YouTube e che si è anche aggiudicato la partecipazione alla prestigiosa rassegna Roma Videoclip 2019, che si terrà nella capitale il prossimo 4 dicembre. Il videoclip è un vero e proprio cortometraggio, ricco di momenti evocativi molto coinvolgenti ed emozionanti. L'ho sempre trovata un'artista con la A maiuscola, un'artista italiana con una voce secondo me ineguagliabile. Ho pensato che fare un omaggio a Mia Martini significava mettere in risalto anche la sua città d'origine, quindi Bagnara Calabra. E visto che io porto avanti anche un progetto dedicato proprio al territorio meridionale, quindi al sud, e per me è stata un'occasione per parlare ancora una volta di sud. Il video Infinitamente Mia è il modo in cui Sciara sceglie di celebrare 15 anni di una carriera artistica che inizia ufficialmente nel 2004. Io sono partita comunque con la musica pop americana, poi sono passata alla black music, e poi c'è stato il mio passaggio per Londra, dove ho vissuto per circa un anno e ho lavorato per il musical We Will Rock You dei Queen, e quando ho deciso di ritornare in Italia ho pensato che dovevo fare qualcosa di importante per la mia terra, quindi ho recuperato le mie origini meridionali e ho cercato di mettere in piedi un vero e proprio progetto che mira a parlare in senso positivo del nostro sud. Ecco perché è nato il Terronian Project, da lì il premio Eccellenze del Sud e poi il progetto Vento del Sud, il progetto musicale, artistico musicale, che poi mi ha portato ai giorni d'oggi, insomma, a questo brano dedicato a Mia Martini.